progettazione oggi pomeriggio, domani. Sì, oggi cominciamo a progettare, domani vediamo se facciamolo entrambi, così la finiamo. E entrambi sarebbero questa qui, che vedo qui. Ora vediamo, vediamo oggi quali è. Possiamo dividerci in due gruppi oppure farne sceglierne una e progettarla tutti insieme, vediamo. Perché dove vabbè, questa qua abbiamo. Noi comunque la tagliola allora come scusa non ho idea, perché uno poi se la porta via, ciao, giusto? Per la ricca. Con la catena, devi mettere l'occhietto alla volta davanti. Io proverei quella volta. Secondo te? Vediamo oggi, vediamo quello che esce fuori, ci mettiamo lì, facciamo una, si chiama progettazione partecipata, perché in modo molto democratico, il nemico viene eliminato e passano le informazioni. C'è la maggioranza, non l'idea più c'è una giornata sul fatto della trasportabilità. Tutti vanno presi tutti i valori, ora tanto vediamo, facciamo il sistema, poi alla fine esce fuori quello che è più vincente. Partiamo? Questa di Marinelli. No, Alessandro è dovuto andare. La storia vera. Lavoro. Ogni tanto lavoriamo, Giulia. Ah, sì. Raramente. Non ci prendete gusto, eh? No, no. Io mi sto disintossicando dopo tanti anni di duro lavoro, mi trovo tanto bene, non fa niente. Non ci riuscirei più a tornare a lavorare. Brutta cosa. Allora. Noi siamo andati avanti, non abbiamo mai cominciato. Bella visione questa, cazzo. Allora, continuiamo in questa falsa riga che abbiamo della mappa mentale. Allora, andiamo a vederci gli elementi che abbiamo. Oggi lo faremo effettivamente fisicamente così, quindi analizzeremo gli elementi uno per uno, il frangimento, se funziona, come funziona, eccetera, l'altezza, i muretti, i colori, temperatura, eccetera. E li analizzeremo prima in maniera quasi geometrica, poi lo faremo dal punto di vista invece sensitivo, come abbiamo detto, accennato ieri, non c'eravate, ma comunque la visione ci altera il nostro modo di sentire le cose, cerchiamo invece di farlo in una maniera più sensitiva, molto più da animale, quindi cerchiamo di ricavare da quello che è un dato oggettivo anche delle sensazioni interne, il caldo, il freddo, il troppo caldo, il troppo freddo, il vento troppo, il poco per niente, l'umidità eccetera, sono sensazioni che dobbiamo riacquisirle, perché spesso le piante che noi andiamo a coltivare hanno le stesse tipo di sensazioni, quindi se io in una terrazza ho un caldo ossessivo dove manca l'aria, la stessa sensazione quasi sicuramente la pianta. Quindi nel momento in cui io mi riapproprio di queste sensazioni so anche come contrastarle se voglio far crescere bene e sana una pianta. Ci sono le piante, non è perché per esempio la solanacea, si chiama solanacea perché ama il sole, la posso mettere direttamente a pieno sole e lasciarla a qualsiasi tipo di temperatura, perché se mi viene l'eccezionalità, se invece di 35 si arriva a 40 e si arriva anche a 42, te non ci vai in una terrazza a prendere il sole. Giusto? A meno che non hai una crisi depressiva e vuoi suicidarti bruciandoti, no? Così lo stesso per una pianta, a 40 gradi si va in tilt il sistema di raffreddamento e invece di ottenere un buon risultato c'hai la fine di quella pianta. Quindi noi e loro dobbiamo andare in sintonia e questo ci evita di fare dei grossi sbagli. I piccoli sbagli fanno parte di questa terra, i grossi sbagli compromettono il progetto. Ok? Quindi l'osservazione proprio è questa, no? Io ho introdotto, me ne prendo la mia responsabilità, quattro espedienti. Allora, il primo si chiama il ditometro. Fisicamente questo è il ditometro perché la misura metrica è favolosa, perché lo infilate in terra, ogni volta andate in un orto, un vaso di fiori, un vaso qualsiasi, in un pergolato, infilate il dito in terra e ricavate un sacco di informazioni. Tipo, se per mettere giù un dito è duro come un sasso, la stessa fatica la farà la radice. Se i terreni sono troppo duri, ci saranno oggettivamente difficoltà per le radici di entrare in quei terreni. Tradotto in soldoni, non possono esplicare al massimo la loro funzione e quindi di conseguenza tutta la pianta avrà difficoltà a dare il risultato voluto. Ditometro vi dà anche le temperature. Se infilate un dito nel terreno e sentite una sensazione di freddo, capite che non siamo nelle condizioni ideali per sviluppare la pianta stessa e quindi dovrò pensare a come riscaldare, di certo non il fono, ma come riscaldare quel terreno, oppure l'anno dopo
già mi pongo il problema e quindi cercherò di arrivare all'anno dopo, alla stagione successiva, eliminando quello che è un problema. L'umidità, una forte, una troppa umidità, specialmente durante l'estate, non è gradita. E nel momento che date l'acqua è normale, ma se poi permane, perché magari il vostro vaso non scola, la vostra sistemazione è stata fatta in maniera non perfetta, quella è un'altra sensazione che dobbiamo togliere. Tanta acqua significa poca aria. L'ideale di un terreno è 50% di matrice, insomma diciamo di materiali che siano organici o minerali, e il restante 50%, proprio la il massimo dell'ideale, sarebbe metà parti occupate dall'acqua e metà parti occupate dall'aria. Se io ho troppa acqua significa che l'acqua va a infilarmisi dove normalmente dovrebbe esserci l'aria, ok? Di cosa hanno bisogno le radici? D'entrambi. Acqua, aria e cibo, che assomigliano a noi. Quindi di conseguenza voi provate a vivere senza ossigeno, sarà dura, provate a vivere senza acqua, sarà dura, senza cibo lo stesso. Aria e acqua ci devono essere entrambi, perché altrimenti la mancanza di una compromette la vita. Quindi per questo che se è sempre acqua in continuazione, si trasforma qui in un evento, in un territorio, in un ambiente paludoso, sono pochissime le piante che vivono in un ambiente paludoso, sono quelle che hanno adattato i loro sistemi di respirazione, il riso e altre piante, ma insomma normalmente avete mai piantato il riso? E di conseguenza per le piante che vogliamo far vegetare noi, l'aria e l'acqua devono essere presenti nei quantitativi giusti. L'altro è il manometro, e col manometro si apprezza la consistenza, le caratteristiche meccaniche del nostro terreno. Abituatevi ad andare nei campi, nei boschi, dove volete, perché queste sono tutte esperienziali, nel senso non è che sono scritte nei libri, il libro non vi dice neanche qual è la sensazione. Voi dovete proprio fisicamente partire da delle misurazioni. Allora, per tarare il nostro cervello è una macchina da guerra, nel senso si riesce a ricordare a distanza di anni queste sensazioni, perché sono molto veritiere, e quindi le mette lì in una bacheca. Quindi voi partite prendendo una manciata di sabbia asciutta e la stringete e avete il senso del terreno sabbioso. Poi vi prendete una manciata di terra, di argilla meglio ancora, quasi pura, tipo quello che quando eravamo giovani noi si chiamava il DAS, era quel materiale per giocarci, no? Bianchiccio, quella è il terreno argilloso, quindi tutte le volte che andrete in un orto, eccetera, prendendo quell'orto, il vostro cervello ti dice è più vicino all'argilla o è più vicino alla sabbia, ok? È molto utile questo, perché mi dà un sacco di sensazioni e sono spesso provate, è quello che ci serve fondamentalmente. Dell'analisi agronomica che vi dice la percentuale X è perfetta, eccetera, 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 solo se è una progettualità importante, altrimenti ci bastano queste considerazioni. L'altra cosa da fare quando siete nell'argilloso è prendere quella manciata e stringere forte. Stringete forte la manciata di terra, oggi la faremo nell'orto, ricordiamoci nella villa. E poi rilasciate. Se quella manciata di terra prende la forma delle vostre dita, dei polpastrelli, delle fessure, eccetera, a volte addirittura si vede quasi le impronte digitali, quello è un terreno molto argilloso. Se invece riaprite e non c'è forma, addirittura vi scivola, vi casca di sotto, quello è un terreno fortemente sabbioso. A che ci serve? Ci serve tantissimo, perché se noi abbiamo terreni sabbiosi dobbiamo lavorare per aumentare la capacità di ritenzione idrica, perché sennò passiamo le giornate a dare acqua. Se abbiamo terreni argillosi, meno, però non possiamo permetterci ad esempio di lasciarli scoperti, perché se lo lasciamo scoperto un terreno argilloso diventa cemento armato. E bisogna obbligatoriamente pacciamare. Quindi a monte dobbiamo capire che terreno abbiamo di fronte, in base a quello poi fare i nostri ragionamenti. Velocissimo, quindi le mani. Poi c'è il puzzometro, non c'è niente in natura, dove noi, in ambienti naturali dove operiamo, lavoriamo, progettiamo, che deve puzzare.
il puzzo è fatto apposta per darci le indicazioni, per farci capire di stare lontano. Che è, quali sono le materie che normalmente puzzano? Sono composti solforati o l'azotati. Entrambi sono pericolosi. Solforati perché ci si muore. Gli azotati, comunque sia, se non stai attento, se prendi una carogna, per esempio, di un animale morto e la tocchi senza nessuna precauzione, ci si muore volentieri. La cadaverina è uno dei veleni più potenti che esista sulla Terra, no? Allora, quindi, un terreno se puzza qualcosa ha. Perché negli ambienti naturali dove c'è vita non può esserci puzzo, perché non è un ambiente, non sono, non dovrebbero essere ambienti ridotti con pochissimo ossigeno, ma normalmente noi viviamo e lavoriamo in ambienti ossidati, quindi dove è presente ossigeno. Se un terreno puzza di ammoniaca o di cadavere, cose del genere, significa che non c'è abbastanza aria. E come facciamo per dare aria? Facciamo i buchi. Con cosa? Forche, pali, aratri, se la dimensione è grande, ma se siamo all'interno di un ambiente urbano, molto più semplice la forca o delle palerie semplici. Il manometro, l'occhiometro, il puzzometro e poi c'è l'ultimo che è più importante, si chiama l'occhiometro, perché ci vuole quel famoso... Che non è così semplice da percepire subito, però l'occhiometro è fondamentale. Vedere una pianta se sta bene o male si vede dal colore, dall'energia che sprigiona, dalla consistenza delle proprie foglie, dalla dimensione, se vuoi, anche delle foglie. Con l'esperienza si ottiene e bisogna abituarsi a allenarla. Ma è molto più semplice di quanto non sembri. Non vi fate mai impaurire da quelli che vi dicono: ah, bisogna, per fare l'orto bisogna avere un'esperienza clamorosa, bisogna conoscere tutto, le piante, tutte queste storie. Non vi fate infinocchiare da sta gente. Non dico che è banale, figuriamoci. Fare un orto è semplice, farlo bene, farlo iperproduttivo è una professionalità. Però per i nostri punti di partenza e per i nostri progetti non ci vuole di essere maestri, ok? Poi, se poi vi piace approfondire, volete diventare dei bravi orticoltori, allora sì, si comincia a lavorare sulla specie particolare, sull'autoproduzione dei semi, dei sistemi di cattura, insomma. Però per partire, per farsi l'orto alimentare per casa, basta poca conoscenza. È molto importante, perché se si arriva con lo stress a farsi quello che dovrebbe darci divertimento, capite, cioè le due cose non vanno d'accordo, no? Si parte magari veloce e poi si smette tanto veloce al primo insuccesso. Quindi, una volta fatto questo e ho con l'occhio, con la sensibilità, eccetera, ho ricavato un sacco di informazioni, vado a vedere quindi sulla carta e me le segno, anche su un terrazzo, la zona dove c'è un vento bestia, me lo segno. E ci faccio proprio una specie di cuneo che mi dice da dove mi viene che il vento è importante. Che significa? Che se vado a fare piante e vado a coltivare su quel pezzo, proprio in quella parte, o ci metto una struttura che mi faccio da frangivento, o so che quelle piante soffriranno. I cavoli odiano il vento. Quindi se io metto a tutto vento dei cavoli, poi non mi devo arrabbiare se questi non mi verranno. Ok? Quindi so che lì c'è il vento, non ci metterò il cavolo, se ce lo metto a monte, quindi tra il cavolo e il punto dove arriva il vento, ci farò un frangivento, ci farò una struttura, vediamo come, quale, cosa, però partendo da questo ragionamento. Se in un terrazzo ho una zona umida dove vedo che mi ci ristagna l'acqua perché non ci batte il sole o perché magari convergono da lì tante forme acque, eccetera, eccetera, prima di andare a chiamare muratore o a stravolgere chissà che cosa, pensiamo a metterci qualche pianta che nell'umido ci fa nozze. Così bisogna ragionare, no? Quello che è lì una risorsa la devo amplificare, quello che è un limite devo vedere se prima battuta è il limite su cui lavorare, oppure può essere diventare una risorsa nel momento in cui può essere utile per altre piante. E mi si riporta tutto su carta, cioè le nostre carte diventano un ammasso di tante informazioni. Le piante stanno bene anche in ambienti urbani,
Perché? Perché le piante, stranamente, se le piante, specialmente quelle che noi abbiamo condizionato, ci sentono. Poi dopo lo leggerete più avanti, l'approfondirete. Ma ci sono tanti fiorfiori di sperimentazioni che dimostrano come, ad esempio, la presenza di persone che scambiano con le piante danno i risultati voluti. Il famoso pollice verde in realtà è semplicemente una forma di rispetto, una forma di amore, ma si è visto per esempio che reagiscono molto bene anche alla musica. Un po' come le vacche fanno più latte, ci sono le piante che a frequenze molto basse producono di più e meglio. E c'è una sperimentazione a Montalcino sui vigneti del Brunello, si mette musica classica sotto 420 Hz, giusto? La ditta la Bose, e si vede che maturano più e meglio, ma è anche comprensibile, cioè gira di gira la natura è quello che noi appare un continente, cioè un mondo veramente astratto, in realtà segue dei principi, dei modelli che sono uguali per, quasi per tutto, e di conseguenza in un ambiente sano dove si sta bene, dove ci si scambia energia, anche le piante stanno bene e scambiano energia. Se andate lì invece con l'idea, appena c'è il primo pomodoro taglio il collo, ci sta che quella pianta il pomodoro non ve lo faccia. Tiè, è proprio così, no? Perché ti vorrei io essere così coglione? Non mi sei pomodoro. Ecco, così, al contrario. Se non mi fai il pomodoro... Non c'è la prestazione. Allora, su un ambiente urbano è molto difficile andare a cercare quelle che invece in un ambiente naturale dovreste ricercare, che sono i modelli, oppure quelle che sono le cosiddette spie. Allora, i modelli, in natura ci sono, la natura si muove tutto per modelli, quindi le forme, le dimensioni, proprio il disegno è quasi sempre, sono pochi i modelli, no? Ci sono modelli ad ascia, i modelli dendritici, a spirale, eccetera, eccetera, ma proprio perché, senza entrarci nei particolari esoterici, New Age o altro, ma proprio perché funzionano così, farli, crearli non è proprio così male. La prima volta che ho sentito parlare di spirale delle erbe aromatiche, mi sono detto, New Age, la classica fricchettonata, cioè caduta dal cielo per accontentare quella parte nostra molto più misterica, no? Quando farete la spirale delle erbe aromatiche? Perché mi diceva, lo fanno tutti, lo farò anche io, no? Ci si passa per forza. Ci si passa per forza, ti rendi conto e vedi dopo che ti funziona, malgrado perché... Ma poi funzionano, le piantine che a un metro più là non funzionano, lì ti funzionano, allora ti dici, vabbè, non mi interessa approfondire, ma visto perché funziona, ma perché non farla? E la facciamo, ma questo ricopia quella che sono delle energie naturali e quindi ben vengano. Poi ci sono delle filosofie molto più importanti, se volete approfonditele, e pensate ai Feng Shui o altre forme. Io per la mia esperienza vi dico che da scettico ho visto che funzionano e quindi mi fa piacere dirvi che se lo fate... mi funzioneranno, e perché non farle? Quello che è più difficile trovare è la spia naturale negli ambienti che andremo a progettare, no? Perché per esempio se andate in un campo di grano, in un campo importante, in un bosco importante, ci sono delle piante indicatrici, ci sono delle piante che nascono in certe condizioni e solo in quelle condizioni, no? Per esempio voi potete camminare anche per chilometri in un terreno normale, poi vi compariranno delle piante che vi dicono che in quel punto particolare c'è una risorsa, perché sì, quella pianta è lì, e la pianta che sta lì se lo sta a indicare. Ad esempio, chi è che conosce voi la piantaggine? La piantaggine? Sì. Può darsi che oggi la becchiamo nel parco. Ci sono? La piantaggine, i Sud America dicevano che la piantaggine erano le impronte degli uomini bianchi, perché fondamentalmente seguivano l'uomo bianco. Ai tempi degli indiani d'America, nel Nord America, non esisteva la piantaggine perché loro non avevano la tendenza a colpestare il terreno, perché fisicamente semplicemente con i piedi, invece l'uomo quando è arrivato con i macchinari diversi, trattori, macchine eccetera, carrozze e chi per loro, ha incominciato a calpestare i terreni, e guarda caso, nei terreni quando non c'è abbastanza aria, l'unica pianta che veramente viene è la piantaggine. Infatti sulla musica e sulle strade serrate che noi percorriamo in bici, è tutto piantaggine, è tutto. Malva.
malva e piantagine, e poi altrimenti per divertirsi gramigna. E allora, che significa? Quindi quella è una pianta, è una spia. Se andiamo nei terreni, se non prendiamo un terreno in affitto, ce l'hanno regalato, lo compriamo e ci troviamo uno spavento di piantaggine, prima di acquistarlo magari ci deve venire anche in pensiero di dire: vabbè, è un terreno molto fortemente schiacciato, so che dovrò lavorarci per farlo diventare un terreno normale. Se è una cosa semplice si fa, se invece proprio ti dà l'indicazione che ci hanno fatto il posteggio delle macchine per i concerti di Vasco Rossi per 20 anni, allora ci sarà anche la possibilità che non si riesca a farlo velocemente. Sono tutte informazioni che in un ambiente naturale le troviamo, in un artificiale partiamo dal presupposto che è più difficile trovarle. Però, per esempio, in artificiale piante, anche arbusti o fiori che vivono sul balcone, ci danno idea, però, ad esempio, della salinità, delle ricadute delle piogge acide e saline se siamo vicini al mare, no? Capire dove, fin dove arriva la salsedine nelle prime case di Trani sarà molto più difficile fare degli orti produttivi, perché è lì che dove si scarica di più il vento, a meno che non facciamo dei sistemi per allontanare o catturare o deviare queste cose, sarà molto più semplice nei secondi e terzi contrafforti. Ritorna? La salsedine, cioè non è che ce la siamo inventata, c'è da sempre, però quella che fa i danni è quella degli ultimi 50 anni, perché cioè, la salsedine per definizione è il sale che viene trasportato, quello che fa più danni negli ultimi anni è queste sospensioni tipo aerosol, quando c'è le mareggiate, le botte di marea, i saponi tensiattivi e tutta questa roba qua vengono sbattuti sugli scogli, giusto? Si liberano le molecole gassose e il vento ce le appiccica normalmente sugli asfalti, sulle case, ma anche sulle piante delle prime case. E dove si attaccano quelle lì, bucano le foglie fisicamente. Quindi le prime parti sono... Bruciano, io vedo che proprio delle piante sembra che sia passato un incendio. Quello, tanto più è inquinato il mare, tanto più è presente questa attività. Quindi lì dobbiamo lavorarci, no? Ok, quindi noi abbiamo un'infinità di informazioni, per ogni elemento, veramente, per anche una superficie più o meno grande, abbiamo tantissime, dalla cartografia all'osservazione diretta. A questo punto vediamo ciò che è presente, degli elementi all'interno, per esempio, di un terrazzo, e analiticamente andiamo a vederli uno per uno e diciamo: nel nuovo progetto ci possono rientrare o le togliamo? Molto dipende dalla dimensione del nostro terrazzo o del sito che siamo chiamati a progettare, perché se io ho un orto che è 2x2, fisicamente anche un secchio può essere un ostacolo, ok? Se ho un orto di 150 metri quadri mi posso permettere di fare la casettina per gli attrezzi, il vialetto addirittura curvilineo, la vasca o il laghettino artificiale e tante altre cose. Più lavoriamo nel piccolo, tanto più alta la progettazione. E abbiamo detto, nel piccolo non possiamo esimerci di andare in verticale, quindi anche le aiole, le alzate, i sistemi che possono essere proprio fisicamente tipo a spalliera o ancora rialzati, non devono essere fine a se stessi, ma per esempio tutte le volte che facciamo qualcosa di importante sotto si liberano degli spazi che possono essere occupati da altri oggetti che fanno più funzioni. Ad esempio, sempre rispettando, sapendo quali sono le capacità, le portanze dei nostri terrazzi, se hanno una buona portanza, al di sotto di un'aiola metteremo anche delle taniche o delle strutture che raccolgono acqua, che conservino l'acqua, che magari catturiamo un pochino più in alto e ce la facciamo defluire, che quando all'occorrenza andiamo a riprendere per poi somministrarla. Quindi immaginatevi vedere un'aiola rialzata, sotto ci sarà del contenitore dell'acqua, sopra un materiale coibentante e poi gli ultimi 5-10 cm di materiale ben compostato, ben fertilizzato, e quindi immaginate che potenza, che quantità di energia posso accumulare, oltre che la capacità termica. Sapete, l'acqua fa da buon volano termico, no? Fresco e caldo, e me lo magazzino. Oppure ancora meglio, altri sistemi. Sotto una aiola rialzata potrò metterci
i miei strumenti di lavorazione, quindi la zappa, la panghetta, fino ad arrivare alla culla, la cuccia di due o tre animalini che mi possa allevare in un terrazzo, conigli ad esempio, se avete il vicino di casa che primo vi sopporta, secondo che non ami il coniglio stesso. Per dire cosa? Se lavoriamo, nel senso che vuoi magna, nel senso che andando su volumi e non superficie piana si apre un mondo. Tutto deve essere ben progettato, quindi tutti gli spazi devono essere misurati al centimetro, riportati su carta e da lì poi sviluppate le cose. Materiali, quando si va su terrazzi i materiali devono essere leggerissimi. L'acqua dobbiamo essere bravissimi a catturarla, a conservarla, ma dobbiamo essere ancora molto più bravi a fare un calcolo e sapere quindi quanto è una precipitazione importante e in quanto tempo scarica lì, e dimensionare gli scarichi perché vada via, perché altrimenti collassano le pareti e i tetti. Quindi lì va fatto un bellissimo lavoro. Ve l'ha detto Sapiana, le terrazze cibo nei grattacieli americani come vengono fatte? Balle di paglia. Si prendono le balle di paglia, si mettono, si impilano, nel senso dell'altezza, si legano fortemente con lacci, fil di ferri e cose del genere, si rialzano da terra, si devono rialzare da terra pallet anche in questi casi, e vasche di lamiera sotto per raccogliere l'acqua in eccesso. Poi una volta impilate, negli ultimi 10 cm, sono da 15 le tavole, si mettono tavole da 15, vengono fissate con degli strumenti sulla paglia, in modo che 5 fanno contatto con la paglia stessa e 10 escono di fuori. Me lo disegni, facciamo qui. Terrazzo, muro, ringhiera. Addossiamo, qui ci si mette un materiale, per esempio ci si mettono pancali addossati al muro per evitare che la paglia vada in contatto con il muro, creare una superficie di aria, perché altrimenti si marcia in un muro. Facciamo le insalate. Sì, quindi avete messo tra il muro e la paglia? Sì, sì. Perfetto. Sotto abbiamo messo un altro pancale. Perfetto. A terra no, perché dopo non ti scola l'acqua. Va messo sotto dei distanziatori. In quel caso abbiamo messo pancale sotto il mare. Un'altra cosa l'ho messo direttamente da quella. Vabbè. Però per esempio lì abbiamo sbagliato a questo punto, perché il pancale sotto è stato messo al contrario. Questo e quindi non crea, con la balla di pancale sotto non crea però una camera di aria. Di aria, cioè la balla di pancale comunque va quasi al terreno, la distanza da solo a un pezzo di pancale di legno. L'ideale è questo, guardate. Allora, pancale, pressa di paglia, sotto il pancale lamina fisicamente di lamiera, e che abbia la possibilità di andare a finire per gradiente da un'altra parte, cioè in più in basso, sì, che convogli l'acqua, che la raccolga, ma anche che la possa convogliare anche. Raccoglie perché ci interessa raccogliere la prima quantità di acqua, quindi per esempio si utilizzano le vecchie, quelle che una volta si chiamavano le vassoie da forno, dove quando si faceva il pane con quelle, che poi la mia era poco più che rigirata, no? Si può veramente prendere, non sono neanche tanto alte, potete prendere i lamierini e dargli la forma che si vuole. Il principio qual è? Il principio è che l'acqua che mi eccede vada a finire giù, venga raccolta, all'occorrenza la prendiamo, quella che è troppa la convogliamo proprio nello scolmatore. Ma va bene, nel nostro caso c'è il pancale sopra, cioè prende la parte di lamiera, sta attaccata al terreno, sta appoggiata a terra. Sì, cioè la lamiera a terra, ma super piatta, per forza piatta. La rialzi, le puoi mettere anche sopra il pancale. Sopra il pancale e te ti devi creare, per esempio, se l'uscita è da qui, che magari da qui poi c'è un tubo che va a finire giù, te devi fare da qui a qui, bastano 5 cm, una terrazza, perché non è che dobbiamo lavorare con chissà che cosa. Qui vai su terra, poi magari qui ci metti invece le prime tavole, poi ci metti, e qui magari va sul pancale.
dalla mia età la mandi sul pancale. Poi non cammini più con sotto il raso. Basta che tu lo faccia per una pezzettino, no? Cioè, fai, vedi anche un canale. Oppure un tubicino. O tubicini. Non c'è limite alla fantasia. Comunque, il discorso è che qua stiamo parlando di sistema che è fatto a New York. Sì. Noi dovevamo, l'obiettivo nostro invece era trattenerla l'acqua. Sì, va bene. E in entrambi funziona tutte e due uguali. Allora, no, abituiamoci a pensare che, come dicevano i vecchi, quello che para il freddo para anche il caldo. Sì, sì. Allora, se ne fanno quelle che servono, di presse, di paglia, mettiamo, in questo caso ne facciamo 2x4, quindi ci saranno quell'altre, vanno legate perché deve essere una bella struttura in tensione, poi qui in cima ci si mette una tavola almeno 15 cm, 5 cm le facciamo fisicamente aderire alla paglia. Una cornice. Una cornice, bravo, una cornice. E negli altri 10 cm che sono sopra la paglia ci metteremo il nostro terriccio. Sì. Ok? Quindi qui ci metteremo il nostro terriccio e qui coltiveremo. Qual è il vantaggio? La paglia comunque sì, ha una grande capacità coventante. Assorbe l'acqua, la tiene bene perché la parte aria, la parte acqua è già presente dentro, no? Il peso relativamente, la paglia asciutta come peso rispetto al volume che è, non è tantissimo, quindi su una superficie di un terrazzo normalmente si tiene come statica e man mano che lei si disfa crea compost, giusto? Quindi è veramente un materiale interessante. Di notte si mettono dentro le buste di nylon e si sale anche negli ascensori, non vi chiappa nessuno. E è veramente utilissimo. Ma perché non, cioè, a che serve mettere la cornice? Cioè tu il bancale, il pale di pane, perché poi noi abbiamo scavato, questo abbiamo fatto un culo così. Ma perché è scavato a mano, cioè con una seghetta alternativa, non sarebbe stato. E come lo fai? Il problema era la parte così, quindi non era tagliare intorno, eravamo bravi tutti, il problema era levare quella fetta che abbiamo bestemmiato tutti i santi, tutte le religioni di questo mondo. Era talmente compatto. 25 centimetri. Qui se metti invece 4 tavole e cingi a cornice, sì. Le 4 tavole li fai praticamente un cappello, una corona, un anello in cima, poi a quelle tavole ci metti dei pezzi di stecca più lunghi, no? Che escono sulla tavola e qui ci passi le corde e te le tieni su, capito? Perché te da su in cima devi avere un elemento rigido. Perché sennò ti paghi i compost. Per questo motivo che io stanotte ho pensato al cartone, quella cosa del cartone passato, perché mi era venuto in mente dall'idea della paglia. Sì, e questo qua ha dei grandissimi vantaggi, perché quando noi andiamo a dare acqua, giusto, alle nostre piantine, è logico che l'acqua passa durante il terreno e se la porta via un po' di sostanza organica, no? Ma dove va a finire? La paglia, nei primi strati, perché non c'è alternativa, è impossibile che te vada a finire qua giù. Te immaginati che po' di filtro che riesci a fare. Il terreno sarà ricco di microrganismi. I microrganismi che troveranno nella paglia, un botto di carbonio. Ci sarà l'azoto giusto di lavamento e quindi entra l'alterazione. Questo è un terreno che si autoproduce. Carbonio, aria e azoto ci vanno a nozze e quindi si riforma terreno. Partiamo da un terreno buono subito per produrre, ma vedrete che abbiamo sempre. Poi la forma dell'azoto fissazione l'ha insegnata Saviana, la classica pisciatella di luna, e oppure trovare modi per apportare azoto qua, perché in città non è così semplice andare a cercarsi il letame da una parte all'altra, e sono dei sistemi iperproduttivi. Ma qui con questo, allora con 300-600 lo diluisci e lo ridai alle altre piante. Ma non esce. Sì, ma da voi qui non vi esce. Da voi non esce, quasi sono sicuro che non escerà mai. No, detto fra di noi. Ma da me per esempio sì, da me sì, perché da me piove a 1300 mm a novembre ti, perché poi non è che tu questa qui ti puoi permettere di smontarla a primavera, poi ricaricarla a ottobre, cioè questa la lasci lì, avete visto quando che culo vi siete fatti, no? E quindi in un posto come piove da me 1300 significa un metro di acqua, significa che in certi momenti vai giù forte. Immaginatevi in Friuli Venezia Giulia se non vi mettete sistemi. Però questo progetto è perfetto per fare quello della CNC.
cioè, come progettazione per le cose che vogliamo realizzare, penso, domani. Ma se non lo riusciamo a fare domani, lo facciamo la prossima settimana, da iniziare a spargere un po' per la città. Ma là non ti preoccupazione solo tu. No, perché tu lo fai con le ruote. Se li metti con le ruote dentro, esci. Ci metti le ruote e quello lo metti e lo esci, lo entri dal locale nella sera. Transitivo pubblicare. È transitivo? Uscire, entrare. In senso? I verbi. Ah. Va bene, allora, se volete, l'avete visto le varie. Lo sai che mi è venuto in mente ora? Guarda. Allora, la paglia, invece di fare l'intero, si può segare. Lo sa come si sega la paglia, lo sapete? Come si sega? Sega, cioè come la pressa di paglia. Sega, io l'ho visto fare con una sega, tipo le barre di paglia con le case di paglia. Le segavano con un attrezzo per segare. Sì, c'è uno spillone, no? Si cuce proprio, si cuce prima la mezza pressa, e quindi si passa questo spillone, si passa il filo, quello di nylon con cui si legano, e si fanno le doppie legature così, ah, e così, e poi la sballi, e poi la sballi e poi la lasci in mezzo. No, e c'è uno spillone che è lungo così, con un manicchiolo, e in fondo proprio fai vedere un ago con in quest'ago c'è una fessura e ci passi il nylon, quello che si usa per legare le bresse, e quindi lo sfondi, in poche parole te fai attraversare il filo da questa parte, a quel punto ripassi il filo, ripassi qui, lo metti in tensione, ne fai tre per ognuna delle mezze presse, a quel punto ti puoi permettere di staccare fisicamente la pressa e avrai... Restano compatte, cioè due pressettine precise. La seghi. Sì, la seghi con le mani o la seghi con che ti pare, un saracco. Sì, non era difficile. Sì, però arrivare giù... Dopo è semplicissimo, nel momento che ti ha fatto questo qui è semplicissimo, perché ti rimane, fai due percole per sempre. Allora, per continuare il discorso che facevamo stamani, pallet, mezza pressa, qui dentro, perché così le fai più piccine, con le rotine, ok? Da qui a qui, se vuoi, ci lasciamo 30-40 centimetri, 30 centimetri dovrebbero scapparci. Possiamo fare addirittura sulla pressa, facciamo dei piccoli vuoti, compost, compost, insalata, cioè, le possiamo portare in giro. Se il bar è del nostro amico Marco, qui in cima ci possiamo mettere una forma di policarbonato robusto, che diventa poltrona o tavolino, e nello stesso tempo è il nostro... Mi sono un attimo perso, scusa. Come chiudi? 15 anni davanti alla pavimentatura. Mi sono un attimo perso, come fai pallet base e pallet lati, quindi diventa uno scatolone di pallet. E sopra com'è che lo chiudi? Policarbonato. Ma sempre chiuso. Lo chiudi, lo apri. E nello stesso tempo è un tavolino... Possiamo trovare altri materiali di recupero, di riciclo, la fantasia sta a noi. E con il policarbonato quanto costa? Nuovo costa 18 euro al metro quadro. Però alla fine, se tutto il resto è quasi tutto recuperato, 6 euro, 6-7 euro è fatto. Domanda stupida, il vetro non andrebbe bene? A voglia, cristallo. Cioè non fa l'effetto sole, sarebbe sopra meglio ancora, sarebbe molto più bello. Per farci il tavolo perfetto, ci possiamo mettere anche il vetro, giustamente, possiamo recuperare anche pezzi di vetro. Le ruote si possono fare anche tipo quelle classiche di legno, proprio tagliare la ruota e farci modello yogi o bubu, capito? Proprio rifarlo con i pallet la ruota, no? Tanto bastano poche piccine, quattro rotine. La ruota, le rotine, fatte proprio con la legna, piene di legno. Ma quale volta? Però non possono girare. Se sei in piano ce la fai, se è logico c'hai da salire, fatica e cose del genere, no. Ma... Se tu fai la ruota di legno e non c'è lo snodo. No, devo fare lo snodo, certo, lo snodo, poi il punto fisso. Lo snodo che gira così, ma la ruota
per poter girare tu, per spostare il tavolo. È carretto, no? È carriola. Ti ricordi la carriola da piccino quando si andava con le carriole? Non voi andavate, voi siete troppo giovani. No, la carriola c'ha un solo, non ne ha uno solo, una sola ruota. Dietro c'è una, la carriola so, quattro ruote, due dietro fisse, e c'ha questa asse qui così, le altre due davanti sono mobili, nel senso che qui c'è la ruota, qui c'è la ruota, qui c'è un perno fisso, e qui in con la corda, è questa, no? Oh, si tira qua, due bici, eh. Si tira qua e in base, ma poi l'evoluzione davvero potrebbe essere la bici, il triciclo, però insomma, capite? La cosa, il vantaggio di questo, costi bassissimi, leggero, funzionale, carino da vedere, ma ci poggi sopra i tetti, vedi l'insalata che ti cresce. Se lo si può fare col vetro è una figata. Eccezionale. Sì. E posso farti una domanda riguardo a questo di prima? Questo qua, diciamo la palla di paglia, come la metti? Nel senso orizzontale una sull'altra o le metti in verticale? Queste le metti in verticale, così, la estensione massima è questa. Quindi poi due, e basta una. Okay. L'hai così, è proprio perfetta anche per lavorare, capito? Sì, perché anche quando lo tagli è pure più facile, perché la paglia sta messa in quel senso. Sì, fa più da filtro, in quell'altra casa non ti reggerebbe perché ti collassa. È giusto, sì. Quindi capite come le... Cioè, ci sono delle potenzialità inespresse, ma veramente ci si può giocare, eh? Insomma, qual è il segreto? È sapere che la paglia ci fa da effetto semplicemente di come massa termica, come entante, come struttura fisica, alla fine ci dà anche energia, però alla fine, e noi dobbiamo essere bravi semplicemente a farci questo compost più o meno, anzi, più buono possibile, perché con poco riesco a produrci il mio cibo, ok? Non c'ho bisogno di un quintale di terra per fare quattro insalate, qui con 5 kg di buon compost ci faccio quattro insalate, sei insalate, tranquillo. E non solo quelle insalate, perché poi ce le rifaccio, ci posso mettere poi dopo successivamente altre piante senza nessun problema. Quando si attiva il processo di sistema, non è che a fine primavera, estate è finito, questo qua continua tranquillamente. Ma bastano anche 20. Quanto viene andata l'insalata? Se mettiamo un'insalata che chiude, toccherà lasciare 30. Se mettiamo un'insalata aperta, bastano 20. E poi dipende dalle piante. Se mettiamo valerianella, ci bastano 5 cm. Possiamo farlo tutto verde di valerianella. Lo immaginate? Lo facciamo in permaterrazza. Anzi, tutto verde di valerianella e poi a spot 4 fragole, per esempio. 4 fragole. Ma non il prototipo 1 lo possiamo realizzare tutto. Se ci abbiamo il materiale, quello sai. Io ho quattro ruote. Vabbè, la prende carrelli. Io ho quattro ruote scuse dei carrelli. Le prendiamo. Quindi con quelle là puoi fare la parte sotto. Un pallet, cioè lo trovi. Ci serve quattro pallet. Perché per essere un tavolino decente deve essere perlomeno 60x60. No, perché tu dici uno sotto. Laterali. Quattro laterali per infilarci, o altrimenti ne prendiamo due, le smontiamo, le rimontiamo. Anche perché allora, sulla terrazza che abbiamo fatto ci avevamo 6 pallet piccoli che erano perfetti, che ormai abbiamo utilizzato, però erano la metà di un pallet normale. Sì. Dipende da quello che troviamo, cioè dobbiamo valutare se ammattire, a stagliare, rimontare, eccetera. Farlo due pallet laterali e davanti. Cartone. No, il cartone ti si muove. Il cartone è favoloso se ha una struttura fisica. Dopo noi metteremo il cartone tra il pallet e la paglia. Perché perfetto. Meglio ancora se avessimo ancora di legno, il vecchio compensato di legno, perché veramente viene una struttura iper rigida. Perché il cartone non va bene? Perché il cartone. Dopo 3-4 mesi, se c'è vita lì dentro, i miei microorganismi me lo mangiano. Perché anche è giusto. Piove sul bagno, è in MDF. No. Il cartone trattava lui, eh? No, dico, è una struttura MDF. L'MDF non te lo mangia i microorganismi. No, dico, va bene. Sì. Ma io, guardate ragazzi, io ho visto progetti di permacultura fatti anche con le cose più scabrose. Cioè, non è che qui stiamo nel paradiso terrestre, a casa mia non siamo nel paradiso terrestre, cioè abituiamoci a non cercare troppo la purezza perché altrimenti non ne scappiamo fuori. Cioè,
Storco il naso sulla ruota, sul pneumatico proprio tal quale, però una volta verniciato, che so che non esce troppi di quei gas, è un vaso a costo zero. Se andiamo a cercare tutto, non ne scappiamo. La permacultura urbana è quello che c'è, pum pum pum, botta e via. Piccoli, no, l'ideale sarebbero quelli piccoli, sì. A dire la verità se ne avrebbero 5, però è che sotto. I compost, se vogliamo finirlo, ce l'ha qualcuno di voi oppure tocca comprarsi? Il compost è buono. Il casino, non ce l'abbiamo e non si compra. Non c'è. Il compost? Sì, perché beh, facciamo un ride notturno. Prendere la balla di paglia. E freghiamo quattro. Io una mezza balla ce l'ho a casa. Nel giardino. Se dovevamo andare là, andiamo per conto. Però Villa degli Angeli. Stacca, c'è una terra. Ormai, dai, ha detto che ciò stacca lo stream. A Villa degli Angeli c'è una terra ricchissima. Sì, proprio. Poi non è che ti serve chissà quanta terra. Figurati, ce ne serve 2 chili di roba. Comunque io provo, facciamo il prototipo zero, lo facciamo sulla permaterrazza, alla fine raga facciamola bene sta terrazza. Come no? Tanto l'abbiamo fatto perfetto, glielo facciamo a Marco, giusto? Onestamente ho visto più come situazione, molto più situazione se vogliamo, no? Lavora dove è più efficace, se il modello deve essere facile, riproducibile eccetera, onestamente ve lo dico, è vincente sui terrazzi a trani. Capito? Perché qui ce n'è quantitativi industriali di terrazzi piani, l'ho visto da casa mia che si vede, è tutta la foresta. Quindi poi la parte, quella seconda, quella di essere, capito, se vogliamo l'articolo civetta sulla strada o in condizioni da un marco che è carino eccetera, è qualcosa che va al di là sicuramente, però se vogliamo puntare proprio a essere incisivi è la terrazza che dobbiamo progettare. La terrazza fai, metti le palle uno sull'altro, non è che rivesti tutto di pallet, cioè sulla terrazza non hai bisogno di fare. Se tu vuoi fare un tavolo, se vuoi fare un tavolo è un discorso, ma se tu sulla terrazza ragioniamo sull'otto fuori suolo, facciamo quella soluzione. Fai quella là, quella soluzione là. No, metti questa? Mi piace l'idea di fare. Allora, sulla terrazza io farei. Allora, sulla terrazza farei questo nei momenti in cui non ho difficoltà ad andare sul verticale. Ma in prima battuta l'ideale sarebbe andare sul verticale, più che non questo. Quindi spalliere, sull'altro, sì, spalliere. Assolutamente sì. E poi pergolati, anche più importanti, e cassoni rialzati, in quel caso meglio che non la paglia, o paglia è un po' e un po'. Capito, cosa meglio che non la paglia? Il cassone rialzato di legno è molto più gestibile, sì. Capito? Però onestamente in Puglia la paglia è veramente il grande materiale, no? Se ci pensate ce ne sono quantitativi clamorosi di grani, no? In Liguria non la proporrei neanche questa. In Liguria proporre un sistema in paglia è da suicidio, perché a casa mia costa 50 centesimi la paglia, un ballino di paglia. In Puglia costa 6 euro. In Liguria 6 euro. Non c'è in tutta la Liguria un campo di grano. E viene tutto dal Piemonte. Cazzo, la mia 50 centesimi, costa meno a casa mia che da voi. Ci rimettono il viaggio, vabbè, se andate a prendervela ci sta che l'ha pagata 50 centesimi. No, per qua se te la portano, poi dipende proprio dalla quantità. Se ci vai da te a prendertela te la fanno pagare sul posto, si chiama all'imposto, ti danno due. Perché mi sembra strano che costa 50 centesimi, dammi che qui costi di più solo perché mi fanno pagare il trasporto, te lo dico io. Non so quanti erano, compreso il trasporto. Ma il trasporto è quello che incide. Sì, è tutto quello. Ma con la macchinata si tira giù seggiolini, di solito con la macchina ne porti 7, 8. Sì, l'abbiamo preso, credo una 15, una 20. Per un sistema di, diciamo, terrazza, balcone, con 7, 8 passi di paglia, mamma mia se ne fa di roba, Sì, comunque saranno 2-3 ore a ballo quella. Meno, secondo me. Perché c'è che fai per prendere la una? Per prenderla una, se serve una possiamo fare un salto a casa di Francesco. Si mette dentro i sacchi di plastica, quelli neri grossi da immondizia, che così no, non si sporcano in macchina. Il mio furgone è già un mecanico, perché
cioè sono state buttate dentro, non so che animali ci stanno là, quindi metterci nuovo tra balla di pane. Non lo dire a me, ci ho portato anche un maiale vivo dentro una macchina. Allora, io dico una cosa. Se noi lo vogliamo fare per Marco, io dobbiamo andare a dire, lui deve capire intanto se. Perché lui la sera mette dentro tutti quei tavoli, tutta roba pieghevole. Non so dove potrebbe mettere una roba del genere dentro. Il problema è l'ingresso. Infatti. Dalla porta piccola. Se vogliamo fare un prototipo e farlo sulla terrazza. La seconda che hai detto. C'è già la paglia, non dobbiamo andare la. Facciamo la seconda che abbiamo detto. Intanto. Facciamolo nella terrazza, perché lavoriamo sul sicuro, una cosa, è sempre meglio una cosa che riusciamo a finire che non quella che non riusciamo a finire. Sì. Lì se la facciamo è sicuro che ce la, che funzionerà. Oggi già possiamo cominciare a progettarla, oggi fisicamente, oggi nel pomeriggio cominciamo a progettarla, progettarla significa avere alla fine come nella lista della spesa quello che ci serve, dove prenderlo, la dimensione. Poi se fate ancora, se avete ancora la possibilità di andare in discarica, fregate le carrozzine. C'è già una mezza perché la salute delle ruote buttare. Cominciate a mettere da parte le carrozzine da bambino, cominciate a mettere da parte quante ne volete, quelle doppie, sai, proprio anche. Sì, le scarpe. Nelle scarpe ci si fa le insalate, sono carinissime. Appiccichi le scarpe nelle pareti in modo proprio inverso, è perfetto per farci le fragole. C'è il calzi 45, che perfetto per farci le fragole. Così, la scarpa attaccata lì. No, perché la metti qui dentro, no? Ah, la metti al contrario. Sì, hai il tacco su e la punta in basso. Capito? Qui si forma questo volume, dentro ci metti il compost e poi ci metti una fragola. E possiamo fare una parete tutta, con tutte le scarpe riciclate, fregate, cioè no, la parola fregate non è giusta, riciclate. L'avete presente quella cosa oscena che si trovava, che un po' di anni fa andava di moda, a mettere dietro alle porte dei bagni, no? Era un materiale plastico con tanti sacchetti, con tante. Ci si metteva la spazzola, la carta igienica. Allora, wow, lì per ogni buco c'è una pianta. Una parete, una porta di casa, se ben esposta, si toglie la parte di esterna di verniciatura e ci si ricava gli spazi per metterci le fragole. Immaginati quando è tutta la porta fiorita o quando c'è le fragole. Ci ho visto un ristorante con la parete divisoria fatta di fragole. Una favola. È solo una questione di fantasia. La luce, poca luce. La fragola ne vuole poca. Allora puoi fare pure cose con i porta vestiti che si mettono negli armadi. Hai presente quelle cose che si aprono all'interno dell'armadio? Sì. Che quelli si chiudono su scatola? Cioè, assolutamente sì. Ho capito. Ho capito. Non c'è limite alla fantasia. A noi ci servono solo i volumi. Capito? Riciclare significa proprio questo, passare da una cosa che dovresti buttare a farla diventare viva. Capito? Il segreto è capire come si fa, e oggi lo faremo, come si fa un buon compost, perché non possiamo fare tutto questo e poi andare a comprare del compost schifoso in giro. Cioè, io vi do anche degli indirizzi, possiamo far venire anche da, però tutta roba tedesca, insomma, non mi va. No, ma ci dobbiamo fare. Dobbiamo. Assolutamente, per questo oggi faremo anche la parte di come farsi proprio un ottimo compost. Comunque la compostiera è già fatta. No, io voglio vedere come fa lui il vermicompost. Io lo faccio nel modo. Io il mio modo è veramente più spartano, perché io utilizzo. Allora, io ho fatto così, però io spazi. Allora, io ho preso una vecchia tina da 5 quintali. Sapete che cos'è una tina vinaria da 5 quintali? La botte, quella lì aperta sopra, la forma classica a mezzo cilindro, l'ho divisa nel mezzo, proprio fisicamente nel mezzo, e ci ho messo un tavolato bucarellato. Governi quei lombrichi tutti da una parte e ci butti lì giù tutti gli scarti, gli avanzi, chi più ne ha più ne metta, frutta avanzata, la roba. Loro adorano la frutta dolce, no? Tutte caffè,
paglie, tutto quello che è. Quando decidi di prendere il tuo vermicompost, smetti di governare da una parte e governi solo dall'altra. Aspetti un mese e ti puoi svuotare tranquillamente tutto quel materiale lì, perché è quasi tutto compost. E poi c'ho le due, c'ho uno sola, perché sì, c'ho la svinaiola, ma la potete fare anche con una fosse più piccola, la svinaiola, che serve proprio per farci il tè, che è questo prodotto favoloso, andrebbe veramente diffuso. Allora, la mia è fatta così, natina proprio, sai, con le classiche dughe di ferro, eh? Allora, la parte centrale c'è una tavola che fa, divide in due, non è fino in cima, fino a questo punto qui, che divide in due fisicamente la tina stessa, ok? Qui c'è fuori, è tutta bucherellata, trapano punta da 8. Allora, io fisicamente qui in cima ho un tappo, apro il tappo e butto il cibo solo da una parte. Ma l'hai riempita? Diciamo, parti con 10 cm di terra buona. Da un lato e dall'altro? Sì. Ok. E però governi solo in questa parte. Ok. Quindi butti i primi avanzi, foglie, patate, tutto quello che è. Arriverà a un certo punto che è tanta roba, con tanti lombrichi, ma tanti, cioè nel senso schifosamente tanti. Allora, quando è arrivato il tempo giusto, lo vedete dal colore, dalla consistenza, eccetera, smettete di governare qua e governate qua. Loro finiscono quello che c'è qua e poi, come la processione di Babele, incominciano a passare da questa parte. È matematico, no? Finisce il cibo, che fanno loro? Si spostano da questa. Aspettate 20 giorni, un mese, perché è tempo in cui le larve più piccole siano già in grado di potersi spostare, e qui avete il vostro quantitativo di compost, che è tanta roba, di vermicompost, che veramente con quello una manciata è come un paiolo di terra normale. E lo stesso discorso, quando avete finito da sta parte, qui sarà mai svuotato, ricominciate da là, in serie. Allora, qui c'è un buco che è in corrispondenza di questa parte qua, c'è una svinaiola, proprio la svinaiola da vino, da spina. Bravo. Allora, quando io... È in plastica, non ce l'ho trovate quelle in legno di una volta. Ho fatto difficoltà a trovarle in materiale plastico, figurati. Magari trovarla in legno, oppure se siete bravi fatela, trovate i sistemi. Oppure ritrovatevi le parti, quelle lì sui contenitori a 5 litri del vino biologico, che normalmente tutti hanno lo svinaiolo. Lo staccate e lo inserite. Il tè di lombrico che cos'è? Allora, ci sono dei momenti, specialmente nel distendimento delle piante, nei pomodori, quando cominciano a essere poco prima dello sviluppo, quello potente, hanno necessità magari di una botta di fosforo, di potassio e d'azoto, però se glielo diamo chimico è un problema. Se invece noi prendiamo 2 litri, 3 litri di acqua e la buttiamo sopra a questo cumulo di vermicompost, l'acqua filtra, logicamente è un composto eccezionale, però è giustamente proprio perché è eccezionale, fa passare acqua. Allora vi filtra, vi va a finire qua, aprite la svinaiola, mettete sotto un contenitore, quello si chiama il tè di lombrico, è favoloso, cioè proprio, cioè tutto dentro, gli elementi... No, non la fa tutti i giorni perché altrimenti alteri il processo. Ma voltano 10 giorni, perché poi questo qua te lo conservi, una decina di giorni si mantiene, e lo diluisci quando lo dai, lo puoi dare anche sulla pianta, però sempre meglio a terra, no? Perché, come dicevano gli antichi, non è che spesso piove merda dall'alto, no? E quindi anche per le foglie è meglio che il processo venga... A volte succede... E quindi di conseguenza lo conservi in un ambiente asciutto, al sano e al buio, e sei coperto. Le vedete proprio le piante quando stanno lì sofferenti un po', gli date il tè, il giorno dopo le vedete, no, che crescono, però un altro colore, un altro vigore, tutte belline, pronte alla crescita. Non ci sono controindicazioni per questo, è banale, semplice. Io faccio questi perché io non ho tanto tempo, io vado via su 360 giorni 120 sono fuori di casa, e quindi tutte le cose che faccio io devono vivere di sua vita, capito? Per me, quando dico l'osservazione giornaliera, non esiste.
e quindi non potrei fare una cosa che se sbaglio di un giorno a spostare l'ombelico da una parte all'altra mi entra in crisi il sistema. Qua non ci sono problemi. Poi ti dirò, la svinanoiola la lascio aperta spesso, specialmente durante la primavera, e ho creato un ambiente clamoroso di lombrichi tutto intorno, dove io quando zappo non c'è una zappata che non scappa un lombrico, perché qui, essendo tanti, sapete, no, il sistema degli ecosistemi, quando un elemento diventa troppo importante, ha tendenza a andar via, no? È una questione proprio di diffusione, quindi tutto intorno l'orto è colonizzato. Vi dico questo perché può essere utilizzato nel piccolo anche in una terrazza, nel grande ancora meglio. Si costruiscono fisicamente con le tavole dei parallelepipedi alti 1,30 all'incirca, larghi da 20 a 25 cm di lato. Sotto ci si mette la rete, quella da conigli, si diceva una volta, quella esagonale, maglia 1, capito? 0,80 maglia 1, e quindi si tappa con questo, in modo che passa acqua, passa aria. Si bucarella le tavole in fondo per una ventina, 30 cm, sempre buchi da 8, e poi praticamente si infigge nel terreno. Lo buttiamo giù per 30 cm nel terreno. Avrò quindi un metro fuori di terra e 30 cm in terra. Che cosa ci faccio? Qui in cima ci metto una balla di juta a tappo. Allora ci butto inizialmente un po' di terra buona in fondo e poi classicamente ci butto una manciata di lombrichi e ci metto tutti i giorni gli scarti del cibo. Questa è la migliore vermicompost che abbia mai visto in vita mia. Ci butto gli scarti del cibo. Loro stanno lì che si divertono come matti, stanno bene perché quello è il loro sistema. Quando cominciano a essere tanti, dove vanno? Avete una terrazza piena di lombrichi da tutte le parti, questo sì. Però poi, cioè, quando poi hai bisogno che è pieno, hai fatto il compost... Non lo prendi, questo qui non è per prendere il vermicompost, questo è per diffondere i lombrichi nel vostro sistema. Costo? Tutto riciclato, tutto recupero, ma funziona benissimo, funziona al Dio. Ricordatevi ogni tanto di dare acqua quando vedete che è troppo asciutto. È una figata perché i lombrichi veramente sono i veri motori dei sistemi. Quindi anche se noi facciamo abbiamo la casa piccola, non vogliamo metterci una compostiera sotto il lavandino, vogliamo comunque avere i lombrichi, perché i lombrichi uguale fertilità, allora vi fate nei vostri vasi più importanti dei sistemi come questi e vedrete il funzionamento. Il lombrico, ve l'ho detto, 100 lombrichi metro quadro per 20 cm di scavo, se ci sono 100 lombrichi a metro quadro non c'è bisogno di fare niente in un terreno. È il miglior indicatore di fertilità e di salubrità di un terreno. 100 a metro quadro? Sì, cioè è top, ma anche se ce n'hai 50 sei fortunato. Se voi scavate un metro quadro di terreno, logico che se lo scavate in pieno solleone d'agosto, dopo 20 giorni che non piove, non ne trovate uno, è normale che sia così. Ma se lo fate nelle stagioni normali, tipo in primavera, in autunno, e fate uno scavo di 20 cm per un metro quadro del vostro terreno e trovate tanti lombrichi, non c'è bisogno di far niente. Perché il lombrico sta lì solo se ci sono le migliori condizioni di acqua, di aria e di cibo. Ogni volta che uno di questi tre salta, loro si riducono di numero. Se non ci sono per niente, significa che uno dei tre manca. È migliore di un'analisi agronomica, quindi è proprio preliminare, ho detto la parola giusta. Io ho con una botta sola un'idea eccezionale del mio terreno. Beh, costo? Un corso, diciamo, che si può fare, non lo so, io nel pancaletto scavo un po'. Sì, sì, quando facciamo quei sistemi, quando per esempio andate a ripiantare le vostre piantine e andate a scavare, se trovate le lombrichi, felicissimi, significa che il vostro sistema è in equilibrio. Se lavoriamo nell'artificiale, una terrazza è artificiale, abbiamo sempre più rischi, onestamente, che non nel naturale o nel presunto tale. Quindi il ditometro e il manometro va usato spesso. Nel naturale, un piano campo, nel orto in piano campo, meno. Però nei nostri prodotti artificiali dobbiamo essere sempre lì a sentire troppa acqua, poca acqua, perché appena sbagliamo i lombrichi scappano.
non so così fessi. Allora, ci siamo. Che ore sono? 10 minuti scarsi. Allora, abbiamo, quindi, siamo arrivati all'osservazione degli elementi, se gli elementi sono giusti e utili all'interno della nostra struttura. Se sono utili le lasciamo, se non sono utili dobbiamo allontanarli, perché con pochi spazi non possiamo permetterci di perdere un centimetro quadrato. E dopo incominciamo a creare, a trovare le connessioni con gli elementi che vogliamo inserire. Se ora partiamo e cominciamo a focalizzare su un terrazzo, che cosa saranno gli elementi che non potranno mancare, ad esempio, nell'orto che ci immaginiamo? Non potranno mancare del terreno, non potrà mancare quindi del compost in continuo o dei vermi compost, perché lavorando nell'artificiale la ricchezza va comunque ricreata. Non dovrà mancare un buon sano sistema di raccolta, di conservazione e diffusione dell'acqua. Ricordatevi, ve lo dico, nell'urbano si lavora sempre cercando di essere i così più detti igienici possibili, no? Però in realtà in natura l'acqua, la migliore acqua da dare per irrigare non è l'acqua cristallina, non è l'acqua della Levissima, ma è l'acqua che è stata lì 20 giorni, un mese, che si è caricata di alghette, di batteri, chi più ne ha più ne metta, perché lì c'è tanta vita, polivita, e in un'acqua cristallina non c'è vita. Per ricordarvelo, immaginatevi di fare come Messner quando è altissima, purissima, levissima, e quindi immaginatevi la sorgente di alta montagna, c'è un'acqua favolosa, la bevete, ma non ci vedete un girino, una farfalla, un ragno d'acqua, non c'è niente, giusto? Il stesso fiume in fondo, quando si butta nel mare, non la berreste neanche se vi picchiano, però è un concentrato di vita. Quindi se io voglio vita nel mio terreno, non porto l'acqua pura, l'acqua potabile, ma porto l'acqua viva. Mi torna come concetto? L'acqua della pioggia va tenuta lì in recipienti aperti in modo che comunque sia crei vita e quindi non ci fa male. È logico che poi dopo ci battiamo contro le zanzare, ma quello è un altro discorso, faremo dei sistemi per cui le zanzare ce ne siano meno, trappole da zanzare, contenimento di zanzare negli ambienti urbani, cioè fa parte dei tanti elementi con cui dobbiamo confrontarci e che dobbiamo progettare. C'è un mondo di esperienze, ce ne sono dei ragazzi romani che hanno fatto un ottimo lavoro sulle trappole per le zanzare fatte con le bottiglie della Levissima, a trappola, l'avete viste? Andatevi a vederle perché sono carinissime, si usa zucchero o acido, poi delle forme di cattura entrano a imbuto per non far scappare fuori le larve, ce n'è tanta roba. Non possiamo fare una rivoluzione pensando di non lasciare qualche morto sulla strada, cioè della serie, abituiamoci a pensare che le zanzare, qualche pizzico di zanzara ce lo dobbiamo prendere, no? È impensabile di cercare di avere vita e togliere un elemento, non passa neanche per il capo. E anche perché sarebbe una fatica inutile, detto fra di noi. Quindi ci sarà il bidone con l'acqua anche stagnante, o presunta tale, ci sarà qualche zanzara in più, ma in un circolo. Sento per le caratteristiche del territorio, per noi è tutta l'acqua stagnante, invece deve essere una risorsa, noi dovremmo trovare subito il modo di riempiegarla. In teoria noi non dovremmo avere acqua stagnante. No. No, ma infatti quel sistema che faremo noi sarà un'acqua arricchita ma non stagnante, anche perché non ce lo possiamo permettere di avere dei bidoni fermi lì con due quintali come si ha normalmente in un orto, insomma, no? Per una questione anche di pesi, infatti. Capito? Quindi era per darvi l'idea che noi lavoreremo in una situazione di acqua quasi pura e questo va a deperimento della nostra capacità di resilienza dell'orto, però la compensiamo se mettiamo gli ombrichi. Perché l'ombrico, a differenza del compost vegetale, apporta la componente animale, che è una componente molto potente e crea diversità. Va bene, vai, facciamo così e poi oggi comunicazione di servizio. Oggi ci vediamo alle 3 perché abbiamo proprio questi, qui ci sarà il panico della partita, alle 6. E vabbè che poi tanto siamo sempre noi, quindi è chiaro che... Ci troviamo direttamente lì al... Ci troviamo alla cassa armonica della luce.
là dove sta una chiesa, sì. Casa Armonica. Quindi, Casa Armonica, senta, qui quella lì là, la musicale. E poi si devono fare delle esplorazioni, cioè, andiamo a vedere, arriva tutti alla stessa ora, abbiamo anche la facilità poi di spostarci, sì. Andiamo a vedere un po' di terra e vediamo, faccio quello che abbiamo detto oggi, intravisto oggi, perché capite bene che a questo punto la parte terra, composta e vermicomposta, deve essere veramente ben compresa, mm-hmm. Perché c'è quello che fa la differenza, no? Non è così difficile, sai, i termini italiani sono tendenzialmente quasi tutti al cellulare. Normalmente, cioè, sembra la sigilla dura. No, in realtà qua non è facile. No, qui calcareo, qui siamo su un affioramento di calcare. Ma l'argilla si forma comunque, è un processo meccanico, fisico. Poi le dimensioni che sono diverse, l'importanza, insomma, come volumi. Cioè, da me i banchi d'argilla sono alti 200 metri. Non è un caso, Siena l'avete vista? Chi è stato a Siena? Pensate quanti mattoni e quante colline sono state bruciate, cioè di argilla trasformate in mattoni, no? Per dare un'idea. No, ma pezzi intelligenti, se dovevano far venire la pietra da fuori per fare una città come Siena, partivano montagne intere, invece lì scavavano il giardino. No, no, io sono della provincia, del Montamiata.